Buongiorno, gli incontri di stamattina avevano come obiettivo quello di promuovere un maggior impegno e un impegno comune sia dell'Europa che delle autorità libiche. L'obiettivo è quello di contenere i flussi migratori, mettere in condizioni le autorità libiche di esercitare un maggiore controllo del loro territorio, dare un contributo alla lotta contro i trafficanti di esseri umani. Obiettivi sui quali l'Italia, come sapete, è impegnata da tempo. La mia valutazione è una valutazione positiva, nel senso che certamente in Libia bisogna accelerare e dare efficienza ai processi, e da parte europea serve, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle scelte politiche, un impegno maggiore. Devo riconoscere che la Commissione, il Presidente Juncker, di questo impegno sono perfettamente consapevoli, quindi mi auguro che questo si traduca in un rifinanziamento dei fondi per l'Africa, di cui credo la Commissione si farà promotrice anche nelle discussioni di questi due giorni. Presidente, con Juncker ha parlato anche delle banche, adesso mi spiego la soluzione che si profila per l'evento. Ma sulle banche il filo tra le autorità italiane e le autorità europee è un filo diretto continuo, quindi penso che si stia lavorando nella direzione giusta. Grazie.